45esimo il vantaggio del Monza con Colpani. 45esimo minuto, Monza 1, Empoli 0. Colpani, a te. Buona fortuna interviene da Monza solo per segnalare il raddoppio del Monza all'ottavo minuto, ancora Colpani, Monza 2, Empoli 0, a te. A Monza mancano 20 secondi alla fine dei tempi del novantesimo e si attende dunque la segnalazione del recupero. Mentre non eravamo collegati, Monza vicinissimo al terzo gol con un pallone messo in mezzo da sinistra ancora una volta da Ciurria, questa volta per Vignato, la conclusione al volo, pallone terminato al lato, attenzione però ora l'Empoli, occasione per l'Empoli con l'errore incredibile di Piccoli a tu per tu con Di Gregorio, apre troppo l'angolo della sua conclusione, pallone che termina a lato alla sinistra della porta difesa da Di Gregorio, grande occasione però per l'Empoli per riaprire questa partita, anche perché ci sarà molto da giocare, sono 6 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Aureliano di Bologna, ora siamo già entrati da 30 secondi nel primo minuto di recupero, segnalo soltanto che il Monza è esaurito i cambi, è entrato anche Valentin Carboni al posto dell'autore dei gol che stanno decidendo la partita, ossia Colpani, autore oggi di una doppietta. Siamo al 46esimo minuto, il risultato è Monza 2, Empoli 0. Frosinone. Dunque su tutti i campi di Serie A sono 6, come detto qui a Monza, ora siamo nel secondo dei 6 minuti di recupero con il risultato che è Monza 2, Empoli 0, con l'Empoli che è anche un po' stanco, comunque siamo a inizio stagione per entrambe le formazioni, Monza che è riuscito in poco tempo, in 53 minuti a realizzare 2 gol, quindi a mettere al sicuro la partita, ed è ancora il Monza che comunque sembra avere più forza e più inventiva, anche se l'Empoli ogni tanto cerca di farsi vedere dalle parti di Gregorio, finora senza troppa fortuna. Ora rimessa laterale in zona d'attacco per l'Empoli con Cambiaghi all'indietro per Piccoli, poco fa l'errore che vi abbiamo raccontato di Piccoli, la migliore occasione del secondo tempo a parte la traversa di Marin per l'Empoli con Piccoli che però si è fatto ipnotizzare da Di Gregorio e ha calciato a lato e dunque non è riuscito nemmeno a centrare lo specchio della porta. Ora Pezzella che cerca la combinazione con Baldanzi, si è visto poco oggi il talentino dell'Empoli, un pallone all'indietro ora per Ismaili, tutto nella metà campo del Monza, l'Empoli con fatta eccezione di Ismaili che ora però serve il pallone in avanti per un compagno, ancora Piccoli all'indietro per Baldanzi, il sinistro per Cambiaghi al vertice destro dell'area di rigore, il destro di Cambiaghi chiude troppo però il tiro, palla sul fondo, 49esimo minuto, Monza 2 Empoli 0. Frosinone. Altra occasione per l'Empoli con Cambiaghi che ha resistito a una carica in area nell'area del Monza e poi con il sinistro è riuscito a calciare in diagonale, anche in questo caso Di Gregorio si è allungato, ha coperto benissimo la propria porta ed è riuscito a sventare la minaccia, una sicurezza oggi l'estremo difensore del Monza, il gioco fermo ora perché c'è un giocatore del Monza che è a terra nella propria area, mi pare si tratti di D'Ambrosio, c'è lo staff medico dei Brianzoli in campo, mentre non appena il gioco riprenderà ci sarà un calcio d'angolo per il Monza dalla bandierina di sinistra quando mancherebbero ormai 40 secondi alla fine dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro Aureliano, gioco fermo, Monza 2 Empoli 0, torniamo a Frosinone, l'Empoli e poi la mette fuori, attenzione palla ancora lì con Ciurria, l'altro il controcross di Ciurria, intercetta un difensore dell'Empoli, arriva in questo istante il triplice fischio dell'arbitro Aureliano, termina dunque la partita